Ma buongiorno, Hakuna Matata, ben ritrovati al vostro Shaman 89. Ieri sera abbiamo provato ad andare in live, ma a un certo momento Clash Royale è esploso e chi se ne frega. Vi volevo ricordare però, prima di iniziare il video, che io questa domenica sarò al centro commerciale Porta di Roma, d'accordo? Vi lascio un link grosso così nei commenti dove vi dovete iscrivere per venirmi a vedere. Cioè, andiamo a castare un evento di Rocket League. Io vi aspetto, ragazzi. Se volete, questa domenica, 13 novembre, al centro commerciale Porta di Roma, al Media World, mi trovate là. Venite per le ore 16, forse qualcosina prima che fate meglio. E s'abbracciamo, s'abbraccichiamo, famo foto, video. Insomma, dovrebbe essere una bella cosa. Questo è Clash Royale. Questi sono i miei capelli. E qua sotto, codice creatore CCM89. Vi dico, sono un po' rincoglionito perché mi sono alzato relativamente da poco. Però va bene, cioè, prometto che questo weekend mi vado a fare barba e capelli perché sono un po' sfranto, ma va bene così. Siamo in Lega 5, ok? Vorrei tanto arrivare Lega 6 maestro di livello 3, però la vedo un po' grigia, cioè non è così semplice. Possiamo andare a aprire, volendo, un coso degli uccelli incredibile. E andiamo ad aprirlo. Chissà cosa ci apparirà. Devo dire che un po' la me l'abbiamo presa, ma a noi non ce ne frega niente. Dai, mi metto in posizione. Ovviamente, ragazzi, grazie per tutti i supporti ancoratori che utilizzate su Clash Royale, su Fortnite 2.6. Insomma, sono tematiche abbastanza divertenti queste. 2.6, sapete che in realtà io dovrei prendere una stangata gigante apocalittica, in realtà, cioè lo sapete, non è che ve lo devo dire io. Per me non vinco, ma è un altro discorso. Non so che inventarmi, raga, perché lui mi countera praticamente tutto. Cioè, lui mi countera tutto, raga. Va. Cioè, praticamente è il non giocare. Quasi gliela do vinta, sapete? Perché avete visto, lui non riesco a passare, ragazzi. Che me devo inventare, raga? Purtroppo, lo sapete, Clash Royale è così. O si vince di brutto o si perde altrettanto di brutto, raga. Non posso fare niente. Non ho elisir. Vedi, mi porta via la truppa. L'unica truppa che ho me la porta via questo disgraziato. Il cannone se la stava prendendo con l'unica truppa che ho. Raga, non so proprio cosa inventarmi. Però ve la devo far vedere la partita, perché dovete vedere quello che succede ogni volta. Lo dovete vedere, lo dovete vedere. Lo dovete vedere, lo dovete vedere. Questa cosa orribile chiamata script. Chiamata script. Perché lui c'ha anche la sprenfocata, ragazzi. Cioè, me posso inventare quello che volete. Ma vedi, fra tronchi e cose mistiche che lui cicla, per me diventa impossibile. Posso dire una cosa? Che mi sono rotto le scatole. Perché mi sono rotto le scatole, effettivamente, di iniziare un video sempre dove devo perdere. Cioè, è una cosa che è diventata una routine che mi sta dando un fastidio che voi non avete idea. Perché io inizio sempre i video che devo perdere. È una roba sfiancante, raga, veramente. Guardate, mi può aver detto fortuna su sta roba qua. Non so perché ho lanciato quello, ma cioè, sto a provare, nessuno mi può di niente, Se riesco a vincere mo, e sono un mago. La sfera infuocata. Cioè, capite che alla fine, lo sapete, io sono contro il domatore. Cioè, il domatore è una carta sbagliata. Io l'ho detto sempre, come è sbagliata anche la tornado. Cioè, non c'ha senso. Proprio non c'ha senso. Poi vabbè, il 2.6, lo sapete che è counter del mio maledettissimo deck.
Che vedo di... Allora, guardate, vi posso dire la verità? Sto incacchiato come un... Raga, vi giuro, sono veramente arrabbiato in questo momento. Oh, Clash Royale non c'è una volta che mi fa fare un video dove io inizio... Guarda che roba, ma... Non c'è una volta dove io inizio che vinco. Ne devo perdere sempre qualcuna, devo sempre fare ste schifezze... Sempre, 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 sempre. È una cosa incredibile. Vabbè, almeno abbiamo gestito un po' di robetta. Io non so che inventarmi, raga, perché guardate che non sto messo bene. Lui c'ha un bell'attacco e io non c'ho niente. Speriamo... No, non ha sbagliato. Devo fare per forza così, perché sennò quella mi distrugge tutto. L'uovetto ci va bene. E devo sperare. Quando mi arriva la furia, mi avvertite. Non è andato brutto però l'attacco, eh. Io non so quanta vita ha quella truppa maledetta. Questo è molto buono. La pirotecnica mi piace un botto, raga. Quanto mi piace la pirotecnica. Ma mi piace veramente assai. Questa per me è sbagliata da parte dell'opponent. Io non so che cosa te puoi inventare. Cioè, che te devo dire? Io non utilizzerei altro, sinceramente. Adesso sicuramente sì. Abbiamo un botto di valore. Posso fare pure così, eh. Perché così almeno mi spona la Fenice. E diciamo, tutto sommato, così brutta la situazione. Non è... Mamma mia, Fenice mi sta a salvare. Ovviamente in calcio d'angolo. Per non parlare della pirotecnica. Quello ci sta da parte dell'opponent. Valkyria non lo so, forse un po' too much. Non lo so, forse un po' too much. No, comunque lagga Clash Royale. È un dato di fatto, non è che ve lo devo inventare io, eh. Qui faccio sicuramente così e vado avanti. 19 secondi. Lui sta accumulando un botto, un botto di elisir. E non solo, però cerchiamo di gestire, dai. Ce la facciamo. Ecco. Con un altro minuto, non so se avremmo ancora gestito. Un altro minutino, vi devo dire la verità. Andiamo avanti. Ma quando arrivo a fare tutti questi scalini? Lo so che voi volete video lunghi, ma io ve li faccio anche. Poi vedi, siamo contro Pipo. Non è che non vi posso fare video lungo contro Pipo. Però video lungo. Faremo il video lungo come sempre. Ma a me non è che mi interessa, anzi a me fa solo il piacere. Fa un botto piacere, raga. Dovrebbe avere il butter run, no? No, non è proprio il butter run. Se io facessi di questo. Minchia, che predict. Involontario, ovviamente. Però non male. Bella pure questa. Questa è quasi gratuita. Quei goblin belli. Puoi evitare di morire? Non lo so, era lì tendente. È praticamente una carta inutile. Se lui è scemo, speravo fosse scemo. E diventa un po' come prima. Se lui adesso mi tira il fantasma. Però io non ti voglio dare questo valore. Ti dico la verità, questo valore non te lo voglio dare, anzi, voglio che tu ti vai a difendere da quella parte, così cambiamo un po' gli algoritmi di gioco, no? Bene. A me è piaciuta un botto come storia. Lei ha menato un po' da tutte le parti e partiamo così. Secondo me non è male. Possiamo prendere qualche pizza, perché voglio che mi vanno avanti i draghi. Vedete, potevo tirare questo, potevo tirare tante cose, ma io voglio che mi vanno avanti i draghi. La Fenice per me è un drago. Ma no, a me... Guardate. Ok, sperando che non ha... No, Razzo non dovrebbe avercela. Quindi, ipoteticamente, il tizio
dovrebbe aver straperso. Ma proprio in realtà proprio straperso stra, eh. Ma proprio stra, eh. C'ho la curatrice ancora, quindi vabbè, praticamente è vinta all'ennesima potenza, ragazzi. Cioè, senza parlare di niente. No, l'opponent non l'ha giocata bene. Parliamoci chiaro, l'opponent non l'ha giocata mai bene. Pure il ciclare, quel povero fantasma royale a destra per la seconda volta. Non lo so. RB Gilo. Non ho niente, quindi per non sbagliare troppo si va di E-Golem. Ok. No, voglio fare così. Voglio fare così perché io non so. Vabbè. L'opponente è pazzo. L'opponente è pazzo. C'è niente da fa. Mi va bene. Mi va benissimo, ragazzi. Deve... Fa niente. Stregone... Lo stregone mi rompe il sederino, raga. Lo stregone mi rompe il sederino. Mo, per fortuna, siamo riusciti. Bello. Il domatore, vedete? Quale abilità c'è nel tirare un domatore del genere? E io, quella è una cosa che io non capisco. L'abilità di tirare un domatore del genere non mi risulta valida. Cioè, lui ha sprecato un botto di elisir, ma tantissimo, per tirare un domatore a caso. Buh. Magari poteva essere pure full, ma per me non c'ha senso. Comunque sto laggando, eh. Cioè, probabilmente c'è Clash Royale che ha di questi problemi. La pirotecnica, lui, non so, prima l'ha triggerato un botto. Non so perché mi ha tirato addirittura una sfera infuocata. Peccato che l'ha gestita. Che vi devo dire, in realtà, perché ho tirato qua questa? In realtà era per predictare la sua sfera infuocata, che però non c'è stato bisogno del... Sapete che io non voglio fare niente, raga. Lo stregone mi fa male, ve l'ho detto, eh. Stregone mi rompe proprio. Se lui... lui è un cretinetto, raga. Lui è un cretinetto, ragazzi. Io non so perché mi ha tirato pure... la scarica, che vedevo di... Sicuramente facciamo così, così liberiamo loro. E li facciamo andare avanti. Così ci sta un botto. Però senza esagerare, Mirko, perché i danni li stai facendo. Infatti, vedi, ho fatto bene. Benissimo. Oh, e lui comunque con sto deck malefico che c'ha, piano piano. Sta arrivando a soluzione, eh. Dai. Lo so che hai i cosi, lo so perfettamente, ma devo fare così. Ok, bello sto domatore, complimenti. Bella anche la Valchiria. Sì, tutto meritato. Tutto meritato, perché non ti gestivo con questo. Ah, raga. Che storie di Clash Royale. Ma meno male che c'è la pirotecnica. Avevo detto, mo non è cattiveria, però veramente mi sta dando una mano incredibile. Poi speriamo che non siamo nel girone maledetto dei domatori, perché... Raga, il domatore, non lo so, miale. Top Clashers, so dice lui. Ci fidiamo. Io c'ho uno di Elisir in più. Ok. In realtà ho tutto. Vediamo che succede. Perché questa, secondo me, mi dà una mano gigantropica. Ma poni? Oh, cazzo. Tutto sta sempre. Ma ce l'ha uguale al me il deck. Quindi loro praticamente lo giocano meglio di me.
Perché ha tirato i barbari scelti, che sicuramente hanno fatto sì che... Hai capito? Me la devo giocare meglio, regà. Perché lo stesso deck mio... Minchia, ho girato fino a là il deck mio, pazzesco. Non dobbiamo sbagliare, ragazzi. Perché... loro probabilmente hanno un valore incommensurabile. Probabilmente. E che poi io non ho neanche... sto un'altra volta a pizze e fighi, regà. Sì, bello tutto, ma... bello tutto. No, dove mi è andata lei? Mannaccia quello. Io provo a prendere valore, raga, ma secondo me... oppure sbagliato, faccio schifo. Faccio schifo, raga. Però lui non ha proprio il mio deck. Purtroppo. Purtroppo no. Lui c'ha i barbari scelti che sono fortissimi se tirati come Cristo comanda, eh. Sicuramente per forza. Lo sapete che... la potevo recuperare? Adesso no, è troppo tardi, eh. Però la potevo recuperare. Mamma mia, mannaggia. La potevo recuperare. Stavo giocando meglio io all'ultimo. Devo capire come giocare contro il mio deck. Perché il valore... e questo va bene perdere contro queste partite qua. Il valore dei barbari scelti è elevatissimo. Quindi magari invece che tirare la pirotecnica è molto più utile e meno intuitivo tirare... hai capito? Ok. Vediamo. Ho capito. Non si smette mai di imparare. Non c'è un cazzo da fare. Questo non ho capito perché me l'ha tirato. Dico la verità. Mi rimane un attacco stratosferico. Sì, gli attivo qualsiasi... no, invece no, perché lui è scemo. Hai capito? Lui ha sbagliato. Non doveva tirarmi così. Non mi doveva tirare assolutamente i... allora, in realtà io qua devo far passare tanto tempo. Devo fare così. La sua abilità è forte, eh. La sua abilità è molto forte qua, eh. Uno però me ne grabbi. La tematica è sempre me ne grabbi uno, zii. E l'altro praticamente ti spappola. Non male, bella partita. Bella partita. Abbastanza... difficilina. Abbastanza difficilina. Io quasi quasi te la concederei la torre, guarda. Quasi quasi te la concederei la torre. Cioè non mi interessa difenderla, anche perché avrei grandi problematiche nel farlo. Quindi io andrei così. Mi terrei un attimo cauto, perché lui c'ha gli zappini. Ancora meglio, raga. Sì, lui può farmi un'abilità devastante. Se lui mi avesse, per assurdo, tirato l'abilità, mi faceva un male veramente incredibile. Secondo me ci sta. L'abilità è sbagliata da parte dell'opponente. Sbagliatissima. Si è abilitato nel momento sbagliato. Pure questi sono sbagliati. Va bene, a me va bene che troviamo un opponente che sbaglia le cose. Va bene. Va bene, non capisco perché mi ha tirato di spettogliere. Vabbè. Gradino d'oro per noi. Ma sono proprio contento. Gradino d'oro. Mo so cavoli.
Lo sapete che vi ho detto che quando si becca il gradino d'oro incomincia il drop? Sì, io ve l'ho detto, dai, proviamo. Quanto stiamo? A 20 minuti. 20 minuti. Dai, su coi like, eh. Peco, non l'avevamo già incontrato Peco? Ah no, però questo... No, non abbiamo incontrato Peco. Non c'ho niente, ridi? Questo potrebbe avere le golem. Potrebbe. No, col cazzo, raga. Poi mi fate diventare volgare. Storiaccia, raga. Storiaccia veramente. Non so lui che ha, ma quello che c'ha già, io comunque... Mamma mia, che difficoltà sarà di distruggere questo tipo. Sarà veramente apocalittico, io ve lo dico. Riesco a gestire tutto. Ok, a miseria, raga. Lo so. Oh, forse... Forse ho chiesto troppo, è vero. Forse ho chiesto troppo, però... Sarebbe stato bellissimo poter gestire tutto. Ok, questo secondo me l'opponente sta un po' sbagliando. Ok. No, meno buono. La tornado adesso aveva senso? Non lo so, però lui mi fa dei danni... Raga, io questa partita veramente si può perdere senza problemi perché lui dovrebbe essere counter. Cioè, lui dovrebbe essere proprio... No, sai che c'è però? Che io ti vado avanti. Di solito non lo faccio mai, eh. Di solito non lo faccio mai. Però secondo me c'ha un botto di valore sta storia perché se no lui... Mi distrugge, raga. Secondo me va bene. Secondo me va bene. Sì, lo so che tu c'hai tutte ste cosette stupide. Ragazzi, riesco a difendere questa. Veramente è una roba incredibile. Veramente, raga. Sicuramente così. Eh no, la devo lasciare. La devo lasciare. Devo sicuramente difendere però. Brutta regà, eh. Ma dai, brutta, sono stato bravo io prima. Perché veramente stra counter il tipo, eh. Cioè, ma lui non si è proprio reso conto di che deck aveva in mano contro di me. Cioè, se lui incominciava a ciclare estrattori e si difendeva, io ero praticamente schiattato. Va bene, proviamo a farne un'altra. E vediamo, dai, che non mi sembra che sia andata così male la situa, eh. Silentas. Purtroppo non ho una vega. Purtroppo non ho una vega, quindi... Lui ha uno degli siri in più di me. Ok. Cioè, che poi non è tanto ok, ma comunque è questo che ci abbiamo. Con il deck girato come ci abbiamo in questo momento, riusciamo a difenderlo. Non so cosa. Che cosa gli dà di manforte. Oddio, la fulmine addirittura. Ci può stare la fulmine, leggermente counter. Leggermente counter. Il problema è che adesso io ricomincio così. Però se non ciclo di nuovo, lui c'ha di nuovo la fulmine. Ai ai ai. Lui mi ha fatto una fulmine molto particolare. Ma i miei draghi esplodono senza... Perché lui è fondamentale purtroppo in questo momento. Ma io... Proviamo. Ma lui c'ha la fulmine, ragazzi. Però si è un po' scaricato di elisir. Aio. Niente, avevo detto no, si è scaricato di elisir. Vesse mamma da si è scaricato di elisir.
Ok. Mi faccio gli affari miei perché le frecce mi servono sul, sul piccione. Fermi un secondo. Io qua me la devo incominciare a camperà di brutto. La fulmine l'ha tirata, quindi non capisco questa giocata da parte dell'opponent. Vi giuro, non l'ho capita. Adesso già la capisco un pochino meglio. Adesso sì, vabbè, ma una volta che fermiamo non ci stanno più problemi. Boh, io sto scemo. Continuo a non capirlo come si deve. Piccione non deve assolutamente sopravvivere. Se il mio piccione spuna invece sarei proprio contento. Adesso deve andare tutto de... Oh no. No. Porco esatto. 18 secondi ce la dovrei fare però, eh. Perché devo mandare lui al mattatoio praticamente, raga. Non se prendiamo un giro. Vai, vai, tutti al mattatoio, fatemi pepare. Questa è da camperarsela fino... Va bene così, va bene così, va bene così. Meno male. Meno male perché pure lui era counter. Cioè, aveva più possibilità. Non ho detto 100-0, il counter significa che lui va a rompermi il sederino. E comunque, Lega 6, Maestro 3, ci siamo arrivati. E sono contento, posso dirlo, abbiamo anche... un bel gradino dorato che ci sostiene. Raga, non male. Non male. Va bene, io vi ricordo, belli miei e belle mie, che io il 13 novembre sarò al centro commerciale Porta di Roma a castare le finali di Rocket League, di un torneo di Rocket League al Media World. Dovete scaricare il link, cioè dovete fare un'iscrizione gratuita al link che troverete qui sotto in descrizione o come primo commento fissato per poter partecipare. Vi voglio bene e grazie per la visione.